Bentornati cacciatori e benvenuti a questo nuovo video. Oggi siamo qui per scassarci tutti insieme di gusto il quinto episodio di Fallout 4, uccidendo tutti. Come vedete, siamo nel nostro fantastico baretto in quota. Non gli manca niente. Oddio, lo scaffale delle bevande è ancora un po' sfornito, abbiamo giusto un paio di Nuka-Cola, però abbiamo il jukebox, abbiamo la radio e abbiamo i divani di lusso. Non perdiamo altro tempo, abbiamo un paio di aggiornamenti da scoprire nel villaggio, nel nostro accampamento. Ho fatto un paio di modifiche, di piccole modifiche senza di voi. Ecco qua la palla di discoteca, è una di queste. Andiamola a vedere adesso insieme. Vediamo qua, il nostro mucchio di ossa intimidatorio sta salendo di altezza e di grandezza. Abbiamo anche costruito giusto qualche trofeo con le vittime che hanno tentato di fermarci durante la nostra corsa nella zona contaminata. Qua abbiamo una chicca, cacciatori. Adesso ci passo sopra perché sono disattivate. In caso di assalto dei predoni, gran cazzi loro, riflettori, 4 torrette armate e 2 piastre a pressione che attivano questi fantastici lanciafiamme. Faccio subito vedere, attraverso questo pulsante si armano le piastre a pressione. Se adesso qualcuno passasse, mi costerebbe un po' di petrolio e un paio di ingranaggi per rimettere in sesto i lanciafiamme. Come vedete qua abbiamo invece la nostra officina personalizzata per le armature atomiche. Abbiamo la normale, potremmo dire anche quasi monotona, armatura T45 customizzata a fiamme. Adesso vediamo meglio con la luce anche davanti, vedete? Ma la mia preferita, purtroppo non ha ancora le gambe, ma l'armatura da predone, guardate cacciatori, sembra davvero davvero una figata. L'abbiamo rimediata da un paio di cattivoni che stavano non troppo lontano qua da Sanctuary Hill. Abbiamo anche la nostra scorta personale di nuclei di fusione, quindi direi che possiamo iniziare a utilizzarle quando più ci aggraderà. In casa giusto un paio di cambiamenti, le tende. Sì, qualche inquilino nuovo. Se lavori mangi, molto semplice. Sei brutto forte però, eh. Andiamo subito a scoprire se è uno dei coloni invulnerabili che non possiamo uccidere, oppure se i coloni nuovi che arrivano sono vittime succose per noi. Sì, assolutamente, sono... sì. È così. Ah! Ne approfitto. No, non la luce. Armi nuove, abbiamo trovato qualcosina di interessante, vediamo subito. Abbiamo questo fucile da cecchino laser, niente male cacciatori, però come probabilmente ho già detto non sono troppo incline a usare le armi energia, anche se sono particolarmente valorizzate in questo nuovo episodio, devo dirlo. Abbiamo poi questo revolver che ho trovato addosso a non mi ricordo più quale predone, è abbastanza carino, ha il suo mirino, ha il compensatore e un paio di chicche. Abbiamo poi questa Uzi 10 mm, fantastica. Potenza di fuoco e ratio di fuoco assolutamente impareggiabili. E direi basta, no, cazzo basta. Abbiamo ancora, vabbè, coso qua, parapà. Il nostro, sempre lo stesso fucile, però l'abbiamo portato leggermente avanti, al mirino luminoso, la canna alettata, il compensatore, il caricatore, bla bla bla. Non vi annoio oltre e scegliamo per testare il nostro nuovo colono il nostro solito fucile da cecchino al quale abbiamo portato un compensatore e il calcio completo. Oddio, ma siete tutti qua? Ah, ma no!
Ma no, no, avete sentito quello che ho detto? No, ma era tutta una battuta per i cacciatori, per intrattenere, non volevo uccidere nessuno, figuratevi. Che figura di merda, cacciatori. Adesso che mi ci fate pensare, cacciatori potrebbe essere rumorosa e molto sgamo quest'arma, questo fucile da cecchino. Facciamo con un incatenato alluminio? Mazza da baseball? No, sì, certo, ma lo so, lo sapevo. Oh! Ghoul di merda, infestano. Non ho fatto niente, è morto da solo, era già ghoul, ma guardate, cioè. Ma come a cozzo non è piaciuto? Ci sbarazziamo del cadavere. Abito in tre pezzi con toppe. Mamma mia, il lusso. No, non mi dire che è troppo pesante da trasportare. C'ho sto cadavere in casa forever. Perfetto, cacciatori, l'abbiamo piazzato qua per il momento, anche se a Cotsworth non è piaciuto per niente. Qua però si fa interessa. No, però noi possiamo spostarli a piacimento. Comanda. Giulong, dormi che uccido questo colono. Oh! Vediamo se a Cotsworth piace o non piace. Vedi che questa volta non dice. A Cotsworth non è piaciuto per niente. Sei uno sbirro, Cotsworth di merda. Ah, che carini. E chi rimane? Voi due, comanda, vai fuori dalle palle, lontano, non ti vogliamo vedere. Che bello, cacciatori, ma vi giuro, non mi ero accorto prima di iniziare le registrazioni di un colono appena, tre coloni da uccidere. Mamma mia, il lusso, è divertentissimo. Forse è meglio ancora avere un villaggio di schiavi a cui badare. Lui se n'è andato? Non più di Un tanto. giorno di questi voglio tornare a Diamond City. Ci È la più tornerai, grande magari città un che abbia mai sacco per visto. cadaveri, chi lo sa. Assegna, vai fuori da casa mia, per piacere. Cotsworth non sarà di nuovo piaciuto per un cazzo di niente, ma noi ce ne sbattiamo altamente. Schifo, testa. Ah! No! Svenuto, mazza no mazza, nessuna mazza, tu dici? No, no. Eccoti qua, l'ultimo a cui ho atteso di mettere un Ho abito, bisogno di perché per scambiare un lui ho paio un di piano cose. speciale. Qualcuno mi ha detto, infatti, che in questo Fallout, al contrario dei precedenti, gli abiti femminili e maschili rispettivamente rimangono femminili e maschili anche se addosso ad un soggetto di sesso opposto. Una volta, invece, anche un abito femminile, se messo addosso a un uomo, si trasformava in uno smoking. Capito, no? Andiamo quindi a provare a mettergli questo fantastico che ho trovato in giro, vestito con rose. No, voi dite no. E anche il cappello. Gli diciamo di equipaggiarli. Avrei dovuto impegnarmi di più. Spero che Oh, tu ma abbia sei idee un di che armi utilizzare. amore! Ah, esilarante, cacciatori. Appena troverò un cappello più da donna, glielo metto. E non ti ucciderò mai, ti farò campare tutta la vita. Anche le scarpette, guarda come gli calzano male, larghe, le sforma tutte. Quei piedoni. Papergaster, secondo me questo vestito non è tanto adatto a me. No, no, tu avrai quel vestito. Brava nonna, eh? Non fare nulla di sbadato. Lì alle droghe. Così. Ultima cosa da fare in casa prima di iniziare a divertirci come i pazzi. Trovare il Minute Maid. Ah, questa è la torre dalla quale ho fatto l'intro. Avevo giusto voglia di fare un bar con una bella vista, perché no? Non ha alcuna funzione di altro tipo, se non swag. Minute Maid mi hanno detto che avevi una missione per me. Ok. Hai Presto! presente l'insediamento che mi avevi chiesto di aiutare? Hanno deciso di unirsi ai Minutemen. Ai È una Minute notizia Maid. fantastica. Ehi là. Sapevo che eri la persona giusta per quell'incarico.
Dovremmo andare a fondare un nuovo villaggio, ci stavo pensando. Potrebbe essere una buona scusa per avere ulteriore gente da uccidere. Però ci aumenta anche il lavoro per adesso, quindi direi di no. Però ho visto che abbiamo due bei livelli succosi da tirare su. Che perk scegliamo? Vediamo un po'. 60% in più con le armi da mischia. Sì, sì. Donatore di vita, direi che è ora di prenderlo. 20 punti salute in più massimi. Sembrano succosi. E basta. Quindi, missione di Preston. Noiosa, noiosa, proprio. E quindi andiamo a fare un po' di free cazzeggio stile cacciatori. Ah, vedete, questo è il classico posticino che mi piace. Con una storia, sicuro. Questi due vecchietti erano vestiti in carrozzina. Di fiori, fiero. Ma dite che lì si può entrare a ravanare? Acqua! Acqua radia! Se dobbiamo buttarci in quest'acqua così putrida per entrare qua dentro, magari c'è qualcosa di interessante. Beh, a dire la verità, ormai in Fallout 4 lo so, ogni angolo è interessante, è veramente densa la mappa. Però, no, armi da mischia, ormai siamo fortissimi, andiamo fieri. Vai là, vedi? Che ti dicevo? Qui ciao. Non può venire nessuno, che cosa vuoi? Non voglio guai. Chi sei? Chi sei? Sono io a fare le domande. Okay. Che ci fai qui? Onesto. Stavo esplorando. Sono qui per caso. Beh, hai già visto troppo. Niente di personale. Le missioni... Oh, figlio di puttana! Ah, vediamo di testare la perla. Uno. Due. E tre. Oh! Ah, non ti uccido. Pac, volato tutte e due le braccia. Onesto. E la torretta? Non l'avete settata benissimo, eh? Non ha sparato neanche un colpo. Beh, mi aspettavo di più da dei predoni. Armatura di sicurezza. Vabbè, non vuol dire niente. Chiave del recinto però la prendiamo. Beh, vediamo cos'è che non dovevamo vedere o cos'è che proteggevano. Chiave del recinto serve. Chi va là? Nessuno. Da lanciargli cadrinta. Ma che. Oh! Oh! Ehi là! Anvedi che people. Piano piano, cacciatori, che sembra sia davvero pieno di nemici. È chiusa. Sbarrata dall'altro lato. Sborrata dall'altra parte. Che schifo, qua sborrano sulle porte. Maiali. Ho sentito, dobbiamo proteggere la dottoressa ad ogni costo. Che dottoressa? Ma è questa dottoressa? Dottoressa! Non mi sparate? Ah? No, niente. E tu? Mia. E nuovo livello, andiamo subito a vedere cosa maxare al volo. Possiamo maxare questo? Puoi conservare colpi critici, 3 colpi critici da parte. Vai così, cacciatore, diventiamo ogni secondo che passa più cazzutamente potenti. Fantastico. Uè, voglio. La mia mira è fantastica, lo so, cacciatore, non dovete farmelo notare. Critico? Dalla nuova perk, ciccio mio. Ti è piaciuto, eh? Lo so. Quanto peso abbiamo? Che secondo me siamo al limite. Eh? Eh? Ma quanto peso abbiamo? Secondo me siamo al limite. 245 su 245. Ah, posso andare in pensione, cacciatore, guardate, ormai. Ah, e quindi questa dovrebbe essere la dottoressa di cui avevo sentito parlare prima, giusto? Parla. Ed eccoti qui,
Hai massacrato i miei uomini per arrivare. No, veramente loro hanno attaccato me. Senza dubbio hai comunque li avrei ammazzati comunque. Ma non conosci tutti i fatti. È così grave? Davvero? Non capisco, davvero. La cosa è così grave. Centinaia di rapimenti nel corso degli anni. Covenant è un posto importante. È un rifugio per quelli che hanno perso tutto a causa dell'istituto. Covenant? Un posto sicuro. Mo me lo segno. Aspetta che piglio una birra. Soprattutto la... va bene, uccidi pure, tanto lo dovrei uccidere io. Eccellente. Eccellente, mi piace la dottoressa nazista. Vai, lo so, uccidila. Ah, proprio secca così. Mi piace, dottoressa. Mi attezza questa tua cattiveria. Abbiamo raggiunto questo accordo. La minaccia dei sintetici deve essere affrontata. No, vabbè, mi sembra un buon motivo per farti fuori. Con questa volta il fucile da cecchino che faccio vedere ai cacciatori. Opla. Boom. Ah, che pace. Che tipo. Bene, bene, bene. Quindi è questo che nascondevano. I sintetici. Wow, questo... Quanto pare svolgono una parte molto importante in quella che forse sarà la storia, la storyline di questo episodio. Bene, bene, cacciatori, staremo molto attenti, orecchie dritte, alla ricerca di questi terrificanti, a quanto pare, sintetici. O magari mi stanno pure simpatici. Sì, però io non voglio fare come gli orchi nel Signore degli Anelli che fanno il giro per miglia e miglia. Mi sparerò sta nuotata, cacciatore, affanculo. Vedi là, là si vede qualcosa. Oh, 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 ecco qualcosa, è un'armatura atomica, cacciatori miei. Dai, sali su, veloce, veloce. Arriva mai! Oh, Dio mio! Grazie! Armatura atomica on the go, cacciatori! Ma chi se l'aspettava? Poropopom, 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 poropopom. Villaggio grasso per me. Lo rapino io. Adesso stupro tutti quelli Covenant. Vedi che people. E il destino. Se devi arrivare in un posto ci arriverai. Ma ostile brutto. Par di no. Ma io non mi fido. Ma sì, mi fido, vediamo un po'. Al massimo carichiamo. Hai rovinato tutto! Merda, veramente merda! Oh, bitch, get the fuck out of my way! Cazzo! Tu guarda, ah, non ho critico da spararti. Un gran peccato. Ti venga a prendere ammazzate con l'armatura atomica. Questo è questo, un po' sicuro e tranquillo. C'è quella mossa bellissima. Vai giù. Zero possibilità di colpire, non è vero. Qua. Come zero. Porca cane. Merdoso. Puttana. No, no, io scherzavo. Oh. Con l'armatura atomica, tom. Bellissimo. Mister Andy, tu non sei ostile, bravo, mi piaci. Sì, tieni questa, ah, mi hanno detto di portarla a Covenant. Bello, si fatte molto bene le granate. Quindi, pericolo ancora di chi? Dora l'esploratrice. Il gattino! Piccolo! No, non ti uccido. È pericolo di chi? Qualcun altro a parte il gatto.
La serratura è resistente. Shit. Devo farmi aprire da loro. Fanculo. Diamoci dentro. Ti ammazzo. Ti ammazzo io perché qua è pieno di roba, ciccio. Non hai capito? Ti ammazzo. Gli si è staccata la testa, ma Dio. Cacciatori, dovete dirmele queste cose. Vai a Covenant Bergaster now. Quindi quelle torrette adesso sono mie. Mie. No, la chiave dell'ufficio di Covenant. Ma se questo non è l'ufficio non di Covenant, non credo di poterla forzare. Qual è l'ufficio di Covenant? Non lo so, cacciatori, lo scopriremo presto. Portiamo il tutto a casa e vediamo magari. Non lo so, ci penserò e lo scoprirete nella prossima puntata. Se ho deciso di piazzare un ripetitore radio anche qua. Lo ripeto bene perché l'ho ripronunciato col culo. Un ripetitore radio anche qua, per attirare nuovi inquilini da uccidere volta per volta. Così giusto come magari entrare per le nuove puntate o chissà. Aiuto. Non lo so, ci penserò e vedremo. Questa puntata è stata abbastanza densa di cose. Abbiamo visto tutte le novità portate al nostro fantastico villaggio della morte e del terrore. Abbiamo scampato alla nascita di un altro villaggio qua a Covenant. Abbiamo ucciso subito tutti e ci siamo tolti il fastidio. Per fortuna non abbiamo trovato NPC che non si potevano uccidere. Voglio anche scoprire chi sono, cosa fanno, come sono, dove sono questi sintetici. Ma sono sicuro che nelle prossime puntate andremo a ravanare nei posti giusti. Avete visto, combinazione, stavamo girando a caso e abbiamo trovato Covenant. Ma per oggi è tutto, io sono Bergaster. Se il video vi è piaciuto lasciate un bel pollicione in su, un commento qua sotto non è mai sgradito. E noi ci becchiamo al prossimo video. Bella ragazzi.